Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Oh! Ciao ragazzi, come state? Spero bene! Sono con Sabrina e Daniela per fare l'Ask Sabridani. E vi ho mandato questa foto che vedrete qua da qualche parte e vi ho chiesto appunto di fare delle domande a loro due per conoscerle un po' meglio. E vi ho postato la foto sia su Instagram che su Facebook e abbiamo ricevuto delle domande da fare a queste due bellissime signorine. E guardate i capelli della Dani, sono bellissimi. Sì, adesso non vantarti troppo di no. Ma questa domanda me l'ero persa. Questa domanda però ce ne sono un sacco dentro, quindi. Dai, bene. Allora, vai. Cominciamo da Alessia, perché la conosco io. Ok, grazie a Dio. Sì, è un nome abbastanza impronunciabile. Che ci chiede come ci siamo conosciute. Ma noi tre, io la Daniela, io te. Come volete? Noi siamo io e la Sabrina. All'asilo. Perché noi viviamo nello stesso paesino di montagna, quindi ci conosciamo dall'asilo. 200 anime. Sì. Oh. Invece noi tre. Giulia, e l'ho conosciuta prima io, tramite YouTube ovviamente, che già collezionavo e avevo guardato una sua recensione. Siccome sentivo che aveva l'accento uguale identico al mio, ho detto sta a vedere questa qua del Veneto. Allora cioè, abbiamo iniziato a sentirci, lei si è resa conto che non avevo 15 anni, quindi abbiamo iniziato a sentirci in privato e poi abbiamo detto ma perché non ci vediamo visto che tu abiti a Padova e io abito a Feltre. E quindi ho portato anche la Daniela e non ci sono conosciute lì. E la Daniela quel giorno era un po' taciturna. Sì, perché non l'avevo mai vista, mai parlato. Quando la Sabrina mi ha detto andiamo a conoscere questa ragazza di YouTube, ho detto oh mio Dio, non ho neanche visto un suo video. E sono andata a vedere il suo video, che era quello di Cinderella, che ha ridato indietro perché la gioia proprio era orribile. La sua morte del cuore, proprio diceva basta, che schifo. La vita fa schifo. Hashtag mai una gioia. E allora ho detto sì, andiamo a conoscerla. Per pietà. Oh, ed è qui come partita la nostra amicizia. Io non so accendere i telefoni, i Huawei in particolare. Camillo Perone che ci chiede qual è la nostra fashionista di quest'anno preferita. Un saluto a tutte voi. Ciao Camilla. Ciao. Allora, metti qui la mia curvy. Esatto. Ok, e anche la mia. Qui o qui. La Giulia metterà curvy. Metterò curvy ovunque. E basta. Che switcherò. A te piace la curvy, quella lì, con i capelli blanchi, giusto? Così. Sì. Che metteremo? A te non ho capito quella che piace. Con i capelli pesca. Esatto, col completino azzurro. La tour, ok. Sì. E io, a me piace la tour con i capelli azzurri. Sì, è bellissima. Ma poi ha lo sguardo di lato. Bella. Marinella, non sto a dire i cognomi perché sono infiniti. Che ne pensate della linea curvy delle Barbie e della probabile chiusura della linea Ever After Eye? Siete dolcissime, un abbraccio. Allora, ciao. La cosa della linea dell'Ever After Eye è una grandissima beep. Hanno imparato che devono censurarmi. Comunque era una voce che hanno messo in giro, ma in verità più che una voce era un fraintendimento, perché era la conclusione del pensiero di uno fatto su Tumblr così a caso. E non è vero che chiude. Fine. Sappiamo che è un brutto posto. Ma sarebbe bene che chiudesse. E poi avevamo detto delle Barbie? Della linea curvy Barbie. Barbie. Diciamo. Che era ora che le facessero, perché io quando ero piccola non so se l'avrei presa. Però perché le switcho tutte le mie, ma perché sono una fotografa, meglio che siano posabili. Però io credo sia una bellissima cosa. Sì, dovrebbero fare dei corpi made to move curvy, sì. Tall e petit. Se facessero i corpi curvy made to move io... sarebbe bellissimo. Sì, tutte curvy. Proponiamo. Sì. Proponiamo. E voglio anche il Ken curvy. Oh, ve lo immaginate un Ken curvy? Il Ken made to move. Oh, le curvy. E queste erano le domande da Facebook. Adesso passiamo ad Instagram. Abbiamo V110475 che chiede: Monster Eye preferita di Daniela? No. E sei la mia preferita. Allora, iniziamo con la Monster Eye. È Catherine Deneuve. Why? Perché ha i capelli lilla, principalmente. Perché mi piace molto.
ce n'è una che disegnava, mi pare lei. È lei? Lei che disegnava, sì. Che aveva, no, perché aveva proprio lo sketch. Sì, sì, era lo sketch. Sketchbook. Andava in giro per Parigi. Esatto, non mi piace che sia di Parigi, però va bene lo stesso. E perché è un gatto? Neko-chan. Neko-chan. Sei la nuova preferita, mi chiedete? Bellissima. Perché mi piace? Perché ha un passato orribile. Il suo amore è nato e finito male. Perché è stupenda, basta. È l'emblema del Maina Gioia. È l'emblema del Maina Gioia. E nessuno la considera, ma io sì tanto. Beh, nessuno considera Pluto, non è neanche più un pianeta. Esatto. Quindi, ecco. Ma non c'è più Sailor Moon. È bellissima, guardatela. Non c'è più Sailor Moon. È stupenda. Non c'è più. Ti ha regalato quella figa. È stata Sabrina a regalarmi questa figa. Poi abbiamo Dora underscore e Brafter Eye underscore collector che ci chiede: prima domanda, che università fate? Seconda domanda, città dei vostri sogni? Terza domanda, cosa pensate delle nuove Monster Eye? Un bacio anche a te. Allora, università che università facciamo? Io sono troppo vecchia queste cose. Non è vero, non sono mai troppo vecchia queste cose. Ricordate. Io ho finito l'università di Accademia di Belle Arti di Brescia in grafica pubblicitaria o graphic design, che dir si voglia, perché fa più figo. Basta. Ecco, io studio più o meno quello che sta studiando, che ha studiato Daniela, perché lei è già laureata. Ma da lei? Che figa! Io studio comunicazione grafica multimediale e in sostanza faccio anche pubblicità e design. Io ho un cane! È una brava mamma! È una brava mamma! Sì, una mamma single. Poi, la città dei nostri sogni. Tokyo! Akihabara, che è un quartiere di Tokyo, però Akihabara. Io personalmente non lo saprei. Io non ho una città dei sogni che mi viene in mente al momento, sinceramente. Perché? Ah sì? E poi, che cosa pensiamo delle nuove Monster High? Allora, lo schifo. No. No, ce ne sono alcune carine. Allora, no, allora, a me una cosa che ha dato fastidio è che tutto quello che è successo nei film, nel web episodes, dal 2009 al 2015, cos'era, 2016, sì, non esiste più. Tu non puoi cancellarmi una cosa bellissima come New York e dirmi no, non esiste più perché mi va a fare il reputo. Cioè, Cleo e Deus che non stanno più insieme, devono ancora mettersi insieme. No, no, no. Ma no, voi no, volete no, che venga la picchiarmi. Era l'OTP della saga. Sì. Se non si era capito. No. La migliore che c'era. La più l'unica più o meno. Sì. A me piacevano anche tanto Katty e Faro quando... Sì. C'era New York. E adesso non esisteranno più. No, beh, anche secondo me... Beh, voi lo sapete che a me fanno schifo quelle nuove, a parte magari certe, tipo le basic che ho piacere comprare. Alcune sono carine, però mi dà fastidio sta cosa, sì, quindi non le compro. Tu invece, Daniela? No, il pensiero comune. L'hanno fatto male. Hanno fatto male. È stata una pessima scelta di mercato. Pessima scelta di mercato. Perché da quello che era venuto fuori mi pare che c'erano delle statistiche sui guadagni, sì, sul brand Monster High che... Tanto autunno 2017 tornano le brazze. It underscore Ale underscore 06 ci chiede: qual è la vostra Ever After Eye e Monster Eye preferita? Beh, Daniela ha già detto la sua Monster Eye, quindi... Ever After Eye mi piace Maddie, perché Alice in Wonderland. E anche Cerisa è bellissima, sì, è bellissima. Che pezzetto rosso è? The best. Sabri, quale delle tante avrò per anni, mi piace? Io ne ho tre, non posso scegliere. Esatto. La prima è Michelle Mermaid, perché controlla l'acqua. E gioco. Vabbè, assolutamente. Ha i capelli rosa. Poi la seconda è Darling Charming, perché è Darling Charming. Cioè, non... cioè, è bella Darling. Chiedete a lei quanto ho rotto le palle con Michelle. Piacere. È stato bellissimo quando gli è arrivata. Tutti i messaggi che mi mandava per dire no, non riuscirò a deboxarla. E poi 3 secondi dopo sì, l'ho deboxata. È bellissima, sto piangendo su di lei. Sì, è stata la bambola che volevo di più in assoluto. E l'ultima era Raven Queen, perché io prima di iniziare a collezionare Brafter Eye ho guardato la serie quel poco che c'era. E io mi ci rivedevo tanto in Raven Queen, infatti ho cercato la mia prima basic dell'Ever After Eye, la mia prima Ever After Eye è stata lei, insieme a Maddie. Dai, raccontate la Famila, è bellissima. Sono andata al Famila e c'era il prezzo
delle Rafter Eye che mi pare era 29. Sì, e io avevo giusto 30 euro. Avevo 40. Sì, sì, ne avevo 40. Vado alla cassa e la cassiera mi fa: devo darle solo 20 euro. Aspetti, aspetta. Sono tornata a prendermi Maddie e... La nuvola della Sabrina che corre e torna indietro. Anche questa. Sempre io. Un giorno racconteremo anche l'aneddoto su Rosalina. Oh. La Sabrina dice correre. Ah, sì, la Sabrina poi la conta. Corre, corre. Hai ragione. Giustamente. Antonio Susca ci chiede: qual è la bambola più costosa che vorresti acquistare? Sta per uscire la Suazo e quella della mia waifu, che è e magari del... metterò una foto, è sempre lo stesso anime e bla bla bla. E la Sabrina è un po' in fissa per quest'anime, è bellissimo. E tu, Daniela, vuoi acquistare qualche bambola costosa? Bambole no, ci sono due figure di Cardcaptor Sakura che amo alla follia, ma costano tanti soldi, che metteremo qui e qui, qui e qui. Shaoran e Sakura OTP. Ah! Qual è la tua serie preferita di Sailor Moon? Serie? Prego. Io non so serie, mi piacciono tutte. Ho pianto un po' per tutte. Ma scusa, cosa intendo per serie? Cioè, ti tengo con degli anni 90? Serie? Quale delle? Io mi baso sul manga, scusate, però la mia preferita è la saga, quella di Sailor Saturn. Cioè, è bellissima, secondo me è una delle più belle. Non lo so, a me basta che appaia Pluto. Sono la seconda. La seconda, ok, la seconda. A me piaceva quella del cristallo del cuore. Quello che mi piaceva un sacco. Quella del cristallo del cuore mi piaceva invece. E poi sempre Antonio ci crede: conosci le Wings? Cioè, conoscete voi le Wings? Se sì, vi piacciono? Se sì, qual è la vostra preferita? Sì, ho visto tutte le serie, Flora. Sì, ho visto tutte le serie ancora da mo', perché non le abbiamo viste dalla prima che è uscita. Scusa. Anch'io! Adesso sanno quanti anni abbiamo. Cosa è vero? Ma che ho visto tutte le serie? Ma quando sono uscite per la prima volta. Anch'io. Era un leggendario però. Ma cosa c'entra? Comunque anch'io ho avuto una passione spassionata per le Winx. Adesso c'è World of Winx che è una figata. Sì! Ho visto qualcosa con mia cugina. Ne sono tante belle, io adoro Musa, basta, è sempre stata la mia passione. Sì, però io sono rimasto male con questo diarite. Sì, basta, non senza motivo. No, senza motivo, ho detto, non mi sento più, io voglio andarmi. Per me è senza motivo una cosa così della trama. Cioè, perché l'ha mollato. No, e prima gli aveva scritto la canzone, si era messo a cantare per lei cose che non avrebbe mai fatto. Esatto. Poi no, basta, non mi sento più e se ne va. Che tristezza. Decisioni così. Laura Mook _ ci chiede: a parte come ci siamo conosciute, che l'abbiamo già detto prima, ma avete mai fatto una litigata seria o un litigato per stupidaggini? No. Cioè, né io con loro, né credo loro tra loro. No, c'è motivo. Ah, ci manda un bacio, grazie Laura, immagino. Poi, ultime domande ce le fa _ official drawings of Wings Club e ci chiede: conoscete Mermaid Melody? Sì, e sto riguardando l'anime ultimamente. Anche qui. Oh, ma le canzoni io me le ricordo ancora dalla prima volta che l'ho visto, vi rendete conto? No, la sigla. Io avevo anche la bambola di Hanon. Chi me l'ha fatto fare di venderla quella volta. A me piaceva un sacco la canzone di Sara. È bellissima. E se non è una rinascita per la vita? Sì. Ok. A me piaceva... quella è Viola, non mi ricordo come si chiama. Karen, sì. Ecco. E quella gialla. Sì, qual è la vostra principessa preferita? Rina. Karen e quella gialla. Coco. Che è come me. Coco e Karen. A me piace Hanon, e anche se è un po' stronzetta. E quella lì. No, è quella azzurra. Anche Lucia dai, mi sta simpatica, anche se si fa un po' di fisime per... Kaito! Poi ci chiede: sogno nel cassetto. Non ne ho. Per il momento laurearmi. Tristissimo da dire. Ho buttato dalla finestra il cassetto. Se volete potete cercare
Bumble Wings Jax su internet e dire cosa ne pensate. Che sono meglio di quelle dei giochi preziosi, so benissimo. Io non sono, sono non quelle lì con... quelle più belle. Sì. Io non ne ho presente. Daniela cerca. Sì, signora. Sono carine, ma io personalmente preferisco ancora quelle lì che sono uscite a gli inizi degli inizi. Degli inizi. Io se le ho ancora, sono un po' prese con le bombe, però sì, mi piacevano un sacco e le ho ancora tutte. Comunque sì, sembrano carine quelle delle Jax Pacific e sì, ci piacciono. Meglio di quelle della Giochi Preziosi. E poi ci chiedono come stiamo? Come stiamo? Stiamo piene. Piene, sì. Vicino. Vicino, ciao. Abbiamo mangiato sushi, vicino, un po'. Siamo mongolfiere. Le piccole mongolfiere che fanno. E poi ci dicono che ci adorano e di continuare così. Grazie! Comunque le domande sono finite e noi vi ringraziamo tantissimo per queste domande. Noi siamo felici di aver risposto alle vostre domande. E come sempre vi ricordo che qua sotto in descrizione ci sono i link a tutti i miei social e quattro vari dati Instagram mio, Instagram della Sabrina, Instagram della Daniela. E vi mandiamo un bacio. No, perché è rossetto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao.